Dai, vediamo. Ok, perfetto, ci siamo. Benissimo, benissimo. Ok, un saluto allora anche agli amici della Sapienza Finanziaria del gruppo Facebook. Collegati con noi oggi in diretta. E allora, ragazzi, martedì 2 aprile 2019, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento, mezz'ora, tre quarti d'ora, nel quale stiamo insieme per condividere parte di quella che è la nostra attività nel settore del trading online. L'idea è che più stiamo insieme e più abbiamo la possibilità di. Ciao Rossano, ciao, ciao Francesco, ciao anche a te. Abbiamo la possibilità di diventare veramente più efficaci in quella che è la nostra attività. Vedete, stavo giusto per scrivere il pezzo di una sorta di manuale che poi noi andremo a distribuire, a regalare agli amici, ai nostri studenti, chiamiamoli così, e ai partecipanti di quello che sarà quell'evento che faremo a Riccione il 26, 27 e 28 di questo mese, Missione Libertà Live, un evento nel quale tratteremo certamente di tematiche, assolutamente importanti e all'interno del quale abbiamo deciso di, come bonus, regalare un piccolo manualetto del sottoscritto. Insomma, in questo manualetto, sì, Eleonora, vado a condividere quello che per me è uno dei metodi più semplici e più efficaci per riuscire a continuare a fare del trading in maniera efficace, a comportarsi come un vero professionista del trading, come fanno tutti i piccoli, medi, grandi imprenditori che quotidianamente operano dentro le loro attività professionali. Scusate se mi interrompo, ogni tanto vado a vedere la chat che mi. Ok, è questo. E uno dei modi è anche stare insieme, no? Cercare di condividere il più possibile. Quelle che sono le nostre aspettative, i nostri metodi, le nostre metodologie, le nostre analisi, il nostro approccio al trading. L'idea è che veramente più stiamo insieme e più abbiamo la possibilità di tenere a bada anche quella sorta di mostro che abbiamo dentro di noi e che quando si impossessa delle nostre teste, delle nostre menti, delle nostre viscere, veramente dà modo al nostro conto di devastazioni senza fine. Forse c'è qualcuno qui che ne sa qualcosa di queste. Ciao Emanuele, ciao, ben arrivato anche a te di questa situazione. Ecco, il nostro TG affronta anche queste tematiche. Stando insieme, noi siamo convinti che la nostra disciplina, la nostra professionalità si rafforza un po', una sorta di muscolo, no? E lo facciamo stando insieme, andando a condividere quelle che sono, ripeto, per circa una mezz'oretta, tre quarti d'ora, quelle che sono le notizie che arrivano dai mercati, ma non le notizie intese come le informazioni macroeconomiche che quotidianamente, giornalmente escono sui vari calendari economici. Certamente si può prendere spunto anche da questo, ma andando a vedere quella che è la reazione dei mercati, o meglio ancora, com'è il posizionamento dei mercati prima di importanti movimenti del prezzo, che poi è un po' la notizia che a noi importa, no? Noi siamo, casomai ce lo dimenticassimo, siamo quelli che hanno le aspettative di incassare del denaro se siamo stati bravi a comprare prima di un potenziale rialzo del prezzo di quel dato prodotto finanziario che andiamo ad acquistare, oppure a vendere quel determinato prodotto, no? Prima che il prezzo si svaluti, si deprezzi. Ecco, come facciamo a sapere
come agire, quando agire, fino a quando agire, attraverso le notizie che arrivano dai mercati, attraverso quello che è l'analisi dei mercati, che in qualche modo anticipano, se sappiamo, se impariamo a leggere tra le righe, anticipa quello che potrebbe essere lo scenario previsivo più probabile. Ecco. Attraverso la lettura delle notizie dei mercati, noi andiamo a ricavare appunto queste notizie così importanti. Questo all'interno del nostro TG consente a noi di fare quindi anche della didattica, laddove ognuno ha un po' il suo metodo, no, personale di analisi e di raccolta di informazioni. E infine, ciliegina sulla torta, andiamo a vedere quelle che sono l'operatività in real time, le operazioni che ognuno di noi, laddove ne avesse, proprio sul mercato e andiamo a condividerle, no? Tutto, ripeto, è utile per aumentare quella che è poi l'efficacia operativa di ognuno. E di nuovo saluto coloro che si sono uniti anche adesso, quindi Claudio, Elisa, Fabione, Giorgio, Luca, eccetera, eccetera, eccetera. E allora ragazzi, partiamo perché io credo che sia una settimana. Non so se siete d'accordo, ma una settimana molto importante sul mercato valutario, perché questa settimana ci sono, sul finire della settimana, venerdì, primo venerdì del mese, sapete, ci sono tutti i dati riguardante il lavoro negli Stati Uniti, quindi in America, un dato assolutamente importante. Ci sono i non farm payrolls, è il dato più importante, ci sono i dati sul tasso di disoccupazione, c'è il dato sull'aumento dei salari, sono tutte informazioni che la banca centrale, la Federal Reserve, attende proprio per, sono un po' nel suo statuto, no? Per decidere quali azioni di politica monetaria mettere in atto. E appunto i dati sul lavoro, non farm payrolls compresi, tassi di disoccupazione, aumento dei salari, sono proprio tra i dati che maggiormente vengono attesi dagli operatori, proprio perché poi scatenano grande volatilità sui mercati, sui prezzi, che sono un po' la linfa quotidiana di noi trader. Ebbene, tutto questo accadrà per quanto riguarda il dollaro americano e quindi andrà a ripercuotersi certamente su tutti quegli asset che sono interessati per quello che riguarda le valute dal dollaro americano. Quindi, in primis, quella che è la valuta più importante, la coppia di valute più importante. Ciao Massimo, bravo, ben arrivato anche a te. Ovvero la coppia euro-dollaro. Direi di andare a vederla perché credo ci siano delle notizie piuttosto importanti riguardo, quindi andiamo a vedere il grafico di euro-dollaro, facciamo i nostri tre orizzonti temporali, settimanale, giornaliero e 4 ore, perché erano notizie importanti, perché in questi giorni, questo è un grafico scansione giornaliera di euro-dollaro, il mercato è al test di nuovo di un'area di assoluta importanza, ovvero sono i minimi, che li vedete, li sto tracciando sul mio schermo, posti in area 1,11,70, 1,11,75. E questo è un test assolutamente importante, un po' perché sono i minimi, per quello che è il nostro metodo di indagine, no? E quindi di raccolta di informazione. Un po' perché siamo veramente alla base di un potenziale supporto, ma poi perché è un po' il retest di quello che è stato nei giorni scorsi, lo ricordate, ne abbiamo parlato diffusamente, di un movimento di falsa rottura rialzista, movimento che al momento non ha ancora avuto la stura che si merita, diciamo così, come scenario previsivo più probabile. Quale falsa rottura? Quella di questi livelli, no? Di nuovo dei minimi precedenti. Noi abbiamo avuto un'accelerazione nelle settimane scorse che portò alla rottura di quest'area di prezzi assolutamente importante 1,12, questi minimi di tutto quel trend ribassista di lungo termine.
La rottura ribassista è il rientro immediato, quindi falsa rottura. Scenario previsivo più probabile, la continuazione del movimento, ovvero l'instaurazione di un trend certamente a connotazione rialzista. Vedete che invece il mercato si è avvitato su se stesso e di nuovo sta andando a riprovare, a ritestare, a rivedere proprio quell'area sul quale il mercato era arrivato quando ha fatto la falsa rottura 1,11,70, 1,11,75. Quindi diventa un test, questo importante proprio per due ragioni. Uno, perché sarebbe la negazione di questo pattern rialzista, e poi proprio perché ci sono questi non farm payrolls, questi dati così importanti sul lavoro americano che veramente potrebbero dare la stura dei movimenti assolutamente, assolutamente importanti. Ecco, questa era la prima informazione, il primo dato, la prima notizia che volevo condividere con voi. Il mercato di euro-dollaro, che sul time frame giornaliero sta provando ad andare a ritestare i minimi di alcune settimane fa, minimi che sono stati. Stanno provando ad andare a rivedere, nonostante precedentemente ci fosse stata questa decisa, confermata falsa rottura dei minimi precedenti, e quindi uno scenario previsivo più probabile rialzista che al momento sembrerebbe essere negato. Ma la negazione di questo pattern rialzista lo vedremo solo se e quando ci sarà una conferma di questa rottura. Potenziale rottura di questi minimi, ovvero se il mercato riuscirà ad andare al di sotto di area, di nuovo lo ripetiamo, 1,11,70 e lo farà in maniera confermata, allora sì, avremo la negazione di questo pattern rialzista. Al momento la notizia interessante che mi volevo condividere con voi è proprio questo nuovo tentativo di andare a rivedere questi prezzi. Ok, Claudio, poi ne andiamo a parlare certamente. Altre notizie importanti non possono che arrivare, a mio parere, dalla sterlina. Sterlina contro, di nuovo contro il dollaro americano. Sapete, sono un po' alle prese con questioni piuttosto particolari dall'altra parte della manica. Di nuovo andiamo a mettere quindi un grafico. O meglio, i nostri tre grafici a scansione settimanale, giornaliera e H4, perché ho voluto discutere della sterlina. Ripeto, un po' perché da un punto di vista macroeconomico sappiamo bene quanto siano impegnati con questa Brexit. La May viene continuamente bocciata, ma si sapeva, quindi un'uscita poco soft, diciamo così, dall'Unione Europea, prevista per la fine del mese di maggio, più o meno, no? Mi pare il 20-22 di maggio. Un po' questo, ma noi quello che importa di nuovo è tecnicamente quello che possiamo ricavare le notizie che arrivano proprio dal mercato, dalle reazioni o dalle azioni degli operatori prima che qualcosa accada. Ebbene, la notizia che volevo condividere con voi, per quello che è il mio personale metodo di indagine, è andiamo su un time frame a 4 ore, aumentiamo tutto schermo perché ritengo sia davvero interessante. C'è tutta questa area di prezzi che il mercato è andato a testare 2 volte, siamo su un grafico a 4 ore, è l'area di prezzo 1,30, un numero tondo. Il mercato ci è arrivato una volta e ci è rimbalzato, è arrivato 2 volte, di nuovo i compratori si sono fatti sentire, ma guardate queste lunghe code, questi riassorbimenti così decisi, no? E il mercato cosa ha fatto finalmente durante la settimana, sul finire della settimana scorsa e l'inizio della settimana questa, che è appena partita, è sceso di nuovo fino a testare tutte queste aree, ed è qui la notizia interessante a mio avviso, creando una base, no? Creando un consolidamento, ed è un pattern
che per quello che è il nostro metodo, il mio metodo personale di indagine, di raccolta di informazioni, è molto significativo, perché abbiamo veramente tutte queste spike lunghe, vedete questi riassorbimenti, questa diminuzione di forza, di momentum ribassista, che il mercato è andato a rivedere creando una base di supporto, come vedete, delle candele proprio più pesanti, no? Non ci sono più quegli assorbimenti, c'è stato un primo tentativo qui, ma poi il mercato è andato a consolidarsi, ma non solo, l'ha fatto creando di nuovo una falsa rottura di questi prezzi proprio. Vedete questa chiusura al di sotto di quest'area e l'accelerazione decisa, immediata, no? Noi le chiamiamo anche le code all'interno del nostro percorso formativo Trader in 30 giorni. Questo tipico movimento a V lo chiamiamo code ed è un tipico movimento di falsa rottura, no? Di un movimento di una parte di mercato che spinge in una direzione, ma immediatamente abbiamo le controparti che dimostrano, tirano fuori un po' le unghie, no? E fanno vedere che effettivamente sono forti. Ebbene, falsa rottura ribassista, scenario previsivo di nuovo più probabile, la formazione di un trend rialzista. Quindi una cosa di questo tipo come scenario previsivo più probabile. Ops, questo si è spostato. Quindi ecco da qui la notizia, il mercato di sterlina dollaro che è al retest di un'area importante, dopo che quest'area è stata testata, creato un potenziale supporto formato da una falsa rottura, e quindi scenario previsivo più probabile, la partenza di un trend rialzista. Mi sembrava una notizia piuttosto interessante, proprio perché è un movimento classico, ripetuto nel tempo e che molto spesso anticipa poi quelli che sono dei bei movimenti. Poi magari andiamo a condividere insieme se anche voi avete queste idee o avete qualcosa di diverso sui vostri grafici. Un'altra notizia interessante che volevo condividere con voi, ricordate settimana scorsa quando sul cambio kiwi, quindi dollaro neozelandese contro il dollaro americano, NZD USD, il mercato ci avesse dato la rappresentazione grafica di questa figura di compressione di volatilità che lascia presagire a movimenti veramente molto esplosivi del tempo, del prezzo, scusate. È una delle classiche conformazioni tecniche che rappresentano proprio l'indecisione da parte del mercato di andare o in una direzione o nell'altra, di incunearsi, no? Di infilarsi in quella sorta di triangolo di cuneo che vedete qui, che è un po' una molla, no? Che si carica e quindi come scenario previsivo la fuoriuscita con una decisa esplosione di volatilità. Ecco la notizia. Interessante è che il mercato ha finalmente deciso di andare a testare davvero la forza e dei compratori e dei venditori e siamo veramente alle prime battute di questo test. Il mercato oggi, questo è il movimento che è in atto. Andiamo a vedere sul time frame. È partito il mouse che è un pochino lento. Eccolo qua. Vedete questo deciso movimento, no? Sul 4 ore che stanno veramente andando a provare a testare questi livelli. Ora, se di vera rottura si tratterà, occorrerà attendere, a mio avviso, per quello che è il nostro metodo, un punto di rotazione qualunque, a qualunque prezzo. E solo se e quando avvenuto quel punto di rotazione avremo la rottura dello stesso verso il basso, allora sì, la rottura sarà confermata e quindi potersi aspettare come
scenari previsivi la continuazione dei potenziali ribassi. Ma siamo veramente alle prime battute del test. Ed è questa la notizia interessante, a mio avviso, che volevo condividere. Una compressione di volatilità molto ampia, che dura da diverse settimane, e finalmente sono al test, i mercati sono al test della stessa. E vale veramente la pena andare a monitorare che cosa succede, che cosa succederà nel continuo di questo test. Se al primo punto di rotazione che il mercato darà, il mercato dopo un fisiologico ritracciamento dovesse riuscire a rompere verso il basso, avremo la rottura confermata, ma attenzione al rientro in queste aree perché di nuovo lo scenario potrebbe essere di totalmente inverso. Mi sembrava una notizia interessante da poter condividere oggi all'interno del nostro TG. Ce n'è un'altra che trovo di nuovo interessante, questa volta su un asset che noi non tradiamo, io personalmente non trado, che è l'oro, l'oro quotato in dollari americani, Saud USD, dollaro americano, scusate, l'oro quotato in dollari americani. Perché è una notizia interessante, una situazione interessante? Perché andiamo un attimo sul grafico settimanale. Per prima cosa, non so se siete d'accordo, ma guardate queste spinte rialziste che ha visto protagonista questo importante asset, l'oro, che nelle fasi di incertezza, come bene di rifugio, viene certamente comprato. Guardate come queste sessioni di acquisto di oro siano veramente rappresentative della forza dei compratori. Poi, due sessioni settimanali, scusate, giornaliere, scusate, di nuovo settimanali, con una rappresentazione totalmente diversa rispetto alla precedente. Guardate questa settimana che andava dal 24 del mese scorso ai primi, 24 di febbraio ai primi di marzo. E questa settimana, la seconda, che è quella che andava dal 24 di marzo ai primi, alla fine della settimana scorsa. Credo che noterete, no, la differenza nei ritracciamenti, nella spinta ribassista di queste 2 settimane rispetto a tutto il movimento precedente. Osservate anche come questo ritracciamento verso l'alto sia veramente di poco momento rispetto a tutto l'ampio movimento precedente e alle due candele, due sessioni settimanali ribassiste. Se scendiamo sul time frame giornaliero, ancora di più possiamo vedere come ci sia stata questa falsa rottura rialzista, estremamente confermata, che ha scusate, come target fisiologico di movimento 1265 dollari l'oncia. Quindi mi sembrava una situazione piuttosto interessante, una notizia interessante da poter condividere e da lanciare alle vostre personali analisi. Quindi un grafico settimanale che dimostra come l'equilibrio delle forze in gioco potrebbe essere mutato. Il trend rimane certamente rialzista nel breve periodo, eh? Nulla di assolutamente eclatante, ma ritengo sia una situazione interessante laddove ci sono proprio queste 2 settimane anticipatrici della forza delle due controparti. Se scendiamo sul time frame un pochino più ristretto, giornaliero, abbiamo un pattern di falsa rottura rialzista che ha come target proprio 1260 dollari l'oncia e siamo ancora un pochino lontani. Quindi potremmo prevedere ulteriori, ciao Claudio, ulteriori discese ribassiste. Ecco, questo credo sia davvero tutto per quanto riguarda quelle che sono le notizie che ho trovato interessanti da poter condividere insieme a voi. Volevo passare la palla a qualcuno dei presenti, laddove ci fosse la volontà di condividere. Arrivo, eh.
Ecco, qui stavo appunto andando a leggere. C'è anche Emanuele che dice che il petrolio ha rotto un buon livello di resistenza. Volevo andare un attimino prima da Claudio, che ci stava dicendo che siamo sul finire del nostro TG, parlando di euro-dollaro in precedenza. Lui, nonostante sia preoccupato di qualcosa, adesso ce lo dice, la notte scorsa, questo è uno che non dorme, la notte scorsa ha deciso di andare short sull'euro-dollaro. Massimo, se ci sei, scusa Claudio, se ci sei e mi dai il permesso, ti passo lo schermo e magari ce lo fai vedere in diretta. Ok, Claudio, permesso. Arrivo da te in pochi secondi. Sarà certamente una settimana assolutamente importante questa, un po' per questi movimenti che il mercato sta facendo e un po' per quello che appunto potrebbero essere i dati sui non-farm payrolls. Ciao Claudio! Ciao Gian, mi sentite? Ciao! Ti sentiamo, sì, ancora non vediamo il tuo Ok, ciao a schermo. tutti. No, non vedete ancora il mio schermo perché di fatto non l'ho ancora Ah, ok, condiviso. eccoti. Adesso lo faccio. Baba cicci cocco, dovrebbe essere questo. Ok, allora, ti parlo dell'euro-dollaro. Sostanzialmente, io sono entrato short. Questa notte era un po' pomposo, in realtà era dopo la candela delle 11, e questa è una cosa che mi piace abbastanza di FX, che è avanti di un'ora, per cui le nostre 11 è la sua mezzanotte. Qual è il vantaggio? Che mi evita la candelina della domenica sera, perché apre quello che per lei è mezzanotte, e quindi la Esatto. giornata resta abbastanza piena. Ma al di là di questo, no? Cosa ho fatto? Visto che l'euro-dollaro, qui stiamo parlando di 4 ore, aveva questo trend discendente che io mi sono perso in gran parte, poi ho fatto questo piccolo pullback su una resistenza abbastanza significativa. Ho aspettato le mie solite due candele ai Kinashi e sono entrato qui. Giustamente, se andiamo sul giornaliero si trova adesso proprio su questo doppio minimo che tu indicavi precedentemente. È un punto pericoloso, è un punto abbastanza pericoloso anche perché qui il trend discendente è stato un po' sporcato, quindi non è detto che lo superi. Dovesse superarlo il mio take profit è più o meno all'altezza dove dovrebbe arrivare su questa trend line ribassista con un minimo di sicurezza. Ecco, se non lo supera perché non riesce a superare il punto dove adesso, scapperò a gambe levate probabilmente con un break even o con una piccola perdita. Certo. Parlavi Interessante. prima anche del kiwi, del neozelandese Tra dollaro. l'altro, restando sempre sull'euro-dollaro, intanto che vai a cercare il grafico, Ah. supporti e resistenze, quando c'è un trend, sono proprio fatte per essere rotte, no? Cioè, no? È il loro scopo, certo, È lo è il loro scopo scopo di nella un vita. trend, andare a rompere i vari livelli per poi andare a puntare sui livelli che sono sotto. Livelli, Quindi, certamente, esattamente. se tu segui quel trend che è acclaratamente, dichiaratamente, smaccatamente ribassista, l'idea di quel trend lì è proprio di andare a disintegrare quell'area sulla quale teoricamente il mercato potrebbe appoggiarsi, no? Ma
Se allora facessimo così, uno non trada praticamente mai, perché se compra avrà sempre una resistenza davanti che gli impedisce di andare, se vende troverà Assolutamente. sempre un supporto, dirà sì, però qui c'è un supporto e allora non mi E muovo. quindi non mi muovo, E esatto. quindi uno non trada mai, no? E quindi Ecco, e così. proprio nell'ottica che tu hai detto, che i supporti e resistenze sono fatti per essere rotti, nel caso del kiwi, io sono entrato al mercato proprio su rottura di questo supporto, mettendo un take profit, almeno parziale, adesso poi vediamo. E purtroppo la MetaTrader non ti consente di fare dei take profit parziali, perché se tu mettessi metà della posizione, qui lui ti aprirebbe semplicemente una nuova posizione al rialzo senza chiuderti quella a ribasso, e questo è un po' un peccato, cosa che invece la MetaTrader 5 fa. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Vabbè, in questo caso, la rottura di questo supporto, ripeto, queste con le linee blu per me sono livelli che il prezzo ha sentito in modo abbastanza significativo. In genere guardo quando c'è un'inversione, vado a vedermi nel passato che cosa è capitato. In questo caso l'ha rotto abbastanza bene. Adesso vediamo come si comporta il livello di a cui sono entrato, è questo qui. Ecco, una cosa che vale la pena notare, utilizzando come faccio io in queste strategie le candele Aikinashiche, sono candele abbastanza belle perché danno abbastanza bene l'idea del trend, hanno il rovescio della medaglia che ti fanno entrare di solito non benissimo. Un pochino tardi? Un pochino tardi, esattamente, un pochino tardi perché se vuoi aspettare che la candela si fermi, vuol dire che il prezzo è già, rispetto alle normali candele giapponesi in cui potresti trovare altre conformazioni, no? E in genere anche un pochino tardi, comunque vabbè, non si può avere tutto. Esatto. La candela che sta mostrando proprio adesso sembra anche proprio di accelerazione, no? Cioè Sì, di potenziali stop accelerazione. loss che saltano e quindi posizioni che vanno a alimentare gli short, no? Stop loss degli compratori che sono quindi ordini di vendita, saltano i livelli, quindi il mercato trova alimento in quegli short. E quindi accelera verso il basso. Sì, in Quindi questo caso è un po' meno preoccupato perché questo minimo qui in realtà non lo trovavo così preoccupante come quello invece sull'euro-dollaro. Comunque, vediamo poi come si evolverà Interessante, la scelta. interessante, interessante, interessante. C'è qualcun altro, ragazzi, che ha mercato? Spiego tutta la mia cosa qui. Ah, ecco qua. Qualcun altro che ha mercato, ragazzi, e vuole condividere i suoi trade, altrimenti vado col mio, che io sono long sulla sterlina, proprio in virtù di quello che abbiamo discusso prima. Dillo alla me, così la fai contenta. Infatti, ciao Massimo, intanto ti saluto. Tutto a posto, Massimo? Non lo sentiamo, non lo vediamo, vediamo, apri un po' il microfono. Massimo? Non mi risponde, non ci risponde. Allora, intanto mi prendo io lo schermo. Pronto? Ehi, ciao Massimo, Ciao, eccoti. ciao, ciao. Scusate, ma stavo avendo dei problemi con il computer. Ho dovuto chiudere, riavviare prima ed anche la piattaforma non riesco. Mi chiede, mi dà connessione assente, devo andare a reinserire i codici, quindi non riesco a condividere lo schermo. Per quello non ho risposto. Mi spiace, ma non so che problema mi è successo. Sei mercato in qualche modo con qualcosa? Sì, sono long sull'S&P americano, sull'indice americano. Sì, aspetta, vado con l'altro computer. Io appunto ho anche l'altro computer più grande, vi dico a che prezzo sono entrato. Dunque, aspettate che vado.
Ecco qua. Dunque, sono entrato a 2832, perché a 2820, più o meno 2820-2830, c'è una forte resistenza. È stata superata al ribasso a Cinciscatto d'Impò. Poi la settimana scorsa, venerdì scorso, ho visto che l'aveva ripresa bene, l'ha superata. Sono entrato, l'ho tenuta e difatti ieri mattina ha aperto in gap up. Ho già spostato lo stop in leggero profitto e vedo di riuscire ad andare verso i massimi relativi che aveva fatto prima. La Ecco. sto vedendo sullo sfondo. Su che time frame sei entrato, Max? H4. Quindi quello che vedi sullo sfondo, sul mio sfondo, ti va bene? Sì, più o meno. Aspetta, eh. Sì, dovrebbe, ma dovrebbe esserci un livello più alto, un pochino più indietro, vediamo un po' se riesco a zoomare. Dunque, sì, l'altro livello è quello che c'è, vorrei andare a prenderlo più o meno in area 2930, ecco, più o meno. Ecco quello che vedi, sì, ecco dall'altra parte, esatto. Ho capito. Quello lì, insomma, dovrebbe essere il target di questo movimento qua che sta facendo. Stanno avendo ancora molta forza gli indici americani, le azioni, quindi per ora anche la settimana scorsa quando aveva tentato appunto quella, la discesa, così, ma hanno ripreso subito e stanno E dimostrando infatti. ancora una buona intonazione, ecco. Benzina Infatti da vendere. si vede anche sul nostro indice ed anche sul DAX, che finalmente ha ripreso un po' di vigore. Ecco. Sì, assolutamente interessante, assolutamente interessante. Per quello che invece riguarda me, era il trade che ho, le ragioni le abbiamo condivise prima, sulla sterlina. Proprio un trade da metodo obbligatorio, se lo vedete, con la falsa rottura che c'è stata nei giorni scorsi di tutte queste aree così importanti, di questi prezzi, il mercato è andato a vedere questi riassorbimenti, falsa rottura e quindi la potenziale ripartenza o partenza di un nuovo trend, lo stop a negazione del pattern, naturalmente, quindi questo è lo scenario previsivo. Vedete chi c'era in chat ancora? Ah, ok. Manuele dice: per il momento non è a mercato. Ho chiuso la posizione euro-yen domenica sera. Il mercato è chiuso in gap, per cui chiusa profitto. Perfetto. Dice anche a te, Massimo, che il tuo sembra essere certamente un buon trade. Sicuramente lo è se è basato su un'analisi grafica, su delle idee che abbiamo sviluppato. Non è un trade certamente a caso, e quindi Se assolutamente. tracci una linea orizzontale sopra quei tre massimi che ci sono un pochino più indietro, eccoli. Ecco, quindi appunto si vede più o meno quello lì, è diciamo un livello importante quello a cui facevo riferimento prima. Assolutamente chiave, certo. Il mercato ci ha lavorato sopra per un po', ha dato Sì. l'idea di poterlo rompere verso il basso. Ricordo che tu ne parlasti in una giornata, qualche giornata fa. Sì, sì, Poi sì, invece sì. davvero si è riappoggiato, ha trovato nuova forza, come dici te, e il target, la rottura è stata confermata. È un po' quello che dicevo sull'NZD, no? Questo test che è in atto adesso. E la potenziale rottura di quest'area l'avremo solo se quando il mercato fa questo giochino tecnico. Ecco, se andiamo sull'S&P, lo vediamo che è proprio quello che è successo, no? Abbiamo la rottura di quest'area così importante da te individuata, no? Sì. La rottura, ma è solo il primo test di questo movimento di rottura, perché la vera rottura, secondo me, è stata proprio questa, cioè qua è stato quando il mercato, dopo aver lasciato sfogare, no, i primi che hanno testato il test, è andato a chiudere con una candela giornaliera proprio ieri al di sopra di quel prezzo battuto dopo il primo test. Quindi
Una rottura Infatti, assoluta. io sono entrato appunto venerdì su quella precedente, anche perché lo stop era veramente molto, molto, l'ho messo sotto a quei minimi Sì. recenti. Quindi, appunto, confidavo nella ripresa di quel livello per andare su. Esatto. Quindi anche da parte mia, per quello che è il mio metodo di analisi, questa rottura qua di quest'area così importante, questa rottura è stata confermata da questa chiusura della giornata di ieri, quindi scenario previsivo, certamente una continuazione dei rialzi e rotto un livello da manuale dell'analisi tecnica si passa ad un altro, se il mercato va dritto al 2937. Dove dicevi te, diventa veramente importante questa settimana in non far payrolls, quindi tra l'altro venerdì, se non ci sono rogne, potremo seguirli certamente insieme, laddove ci collegheremo poche ore dopo e avremo quindi di che certamente di che discutere. Tra Quindi l'altro ci sono proprio delle tecniche di trading che tengono conto di quel doppio passaggio su un'area importante, non rompe, poi sembra che torni indietro, poi ci ripassa sopra. A quel punto effettivamente può essere un buon momento per entrare. Certamente sì. Cioè, non c'è anche un termine inglese per te che lo conosci di questa tecnica? Mi pare di aver sentito una volta un trader che ne parlava. Cioè, la prima rottura è una cosa, la seconda ti conferma proprio questo movimento. E mi ricordo che c'era un termine Non un po'. saprei, so che ne parlava uno, Joe Ross, del doppio passaggio. Poi c'è qualcun altro che anche, mi ricordo più se fosse Rick Sadler o qualcuno del genere, che parlava esplicitamente del doppio passaggio di un livello di questo genere. E poi anche qualcun altro che però lo fa coincidere con un massimo a 90 giorni oppure a 52 settimane, poi lì sono tutte, no, ciascuno Certo. le sue cose. Però sì, l'idea della conferma è certamente assolutamente interessante. Ma boh, dai ragazzi, che dite? L'appuntamento è quindi per venerdì prossimo, avremo tutti questi dati americani, ci sarà da divertirsi prima e anche dopo. Ragazzi, buon studio, buon trading, l'appuntamento è per venerdì prossimo. Ciao Claudio, Ciao. ciao Massimo, ciao Emanuele, ciao Ciao, Laura. ciao a tutti. Se mi telefona Powell per anticiparmeli, ve lo faccio Ah, sapere. Ma non contateci troppo. ok. Grazie, Ciao ciao ragazzi. Claudio, ciao ragazzi. Ciao a Ciao, buona tutti serata. voi, grazie a voi. Ciao. Ciao.